parte la Siria. Ho pensato che fosse opportuno tornare, perché una volta che si spengono i riflettori non finiscono le tragedie, anzi è importante tornare proprio quando vi è minore attenzione mediatica, perché le tragedie proseguono. Oggi nello specifico in un campo che si chiama Jenin, ovviamente è un supporto di emergenza. Immaginate una situazione in cui sono morte 50.000 persone, ci sono decine e decine di migliaia di persone senza casa, bambini alla ricerca di una tenda, bambini orfani. Magari si vede meno perché ti circondano, ti salutano, sorridono, giocano, sono tanti, stanno insieme, però hanno subito un trauma da terremoto inimmaginabile. Ripeto, ci sono bambini, la prima volta che mi fermavano, scusa, io non ho più mamma, papà e nei fratellini, hai una tenda? Cioè queste frasi ascoltavamo. Oggi stiamo distribuendo pacchi viveri, sempre oggi distribuiremo anche in altri campi migliaia di pasti caldi che abbiamo acquistato direttamente in loco, soprattutto grazie alle vostre donazioni. L'associazione ha raccolto circa 40.000 euro dopo che ho iniziato a chiedere un sostegno, per cui davvero grazie. È poco perché le esigenze sono enormi, però è tanto.